Il libro di questa settimana è Adwa di Hija Bashego. Hija Bashego è una romanziera nata a Roma ma di origini somale e in questo libro racconta proprio questo, perché noi italiani abbiamo rimosso una parte molto grande della nostra storia, molto importante, che ha a che fare con l'imperialismo in alcuni paesi africani e tutta una serie di vissuti di dolore, di rabbia, di violenza, ma anche dei legami affettivi che sono intercorsi tra gli italiani e i somali, gli eritrei, gli etiopi durante il Novecento e ancora oggi. Noi abbiamo perso tutta questa memoria, non ci sono praticamente narrazioni, a parte un paio di casi, non ci sono narrazioni su questo periodo storico. Questo è uno dei primissimi esempi, in particolare raccontato appunto da una cittadina italiana di origini somale, che tra l'altro a livello personale, a livello di attivismo politico, si batte moltissimo per questioni come lo Ius Soli. In questo romanzo, quindi, ci sono due protagonisti, che sono Adwa e suo padre Zoppe, e sono questi due modi in cui questi due protagonisti hanno vissuto i legami tra la Somalia e l'Italia in due periodi diversi, quindi Zoppe nel periodo fascista e Adwa invece dagli anni 70 in poi. E si raccontano tantissime cose, qualcosa che stiamo dimenticando, cioè il ventennio fascista, con tutta la violenza e la sopraffazione e l'ideologia che si portava dietro. Non voglio addentrarmi tanto nella storia, perché la storia si disvela mano a mano e quindi non vi voglio anticipare niente, però c'è un altro argomento in questo libro interessante di questi tempi, perché a un certo punto Adwa, che arriva in Italia per fare l'attrice, si trova vittima di numerosi abusi sessuali. E quello che in alcune scene in particolare di questo libro viene descritto è proprio il modo in cui lei è costretta a cedere a questi abusi. Molto utile per sospendere il giudizio rispetto a tutto quello che sta succedendo in questi mesi nel mondo del cinema, dello spettacolo, rispetto alle violenze. È un libro importante da questo punto di vista perché rispetto a ciò che è accaduto in tutto il Novecento, quindi anche nelle guerre recenti in questi paesi, è importante, gli italiani dovrebbero conoscerlo e invece quasi nessuno lo conosce. Ci sono delle grandi questioni irrisolte, ci sono tantissimi silenzi, tantissimi segreti che riguardano questi paesi. Questo libro può essere sicuramente un aiuto per capirlo un po' di più e per questa ragione l'ho scelto come libro della settimana.